Infatti, sono qui insieme a Roberta del Peccato Vegetale. Stiamo girando da tutta la giornata una serie interminabile di video ed è arrivato il momento di presentarvi una bellissima pianta che è il Geranium palmatum. Cosa puoi Esatto. dirci di questa bella pianta che vediamo qui? Anche il geranium, come i pelargoni che abbiamo in coltivazione, appartiene sempre alla famiglia delle geraniacee, però ha una struttura, diciamo una provenienza diversa. Questa proviene appunto dalle Canarie rispetto ai pelargoni odorosi, ad esempio, che invece arrivano dal Sudafrica. È una specie di suffrutice, quindi una pianta composta da una parte più legnosa, che è questa, che rimane poi negli anni, e una parte invece finale più erbacea, dalla quale si dipartono questi steli che portano queste foglie appunto palmate, piuttosto grandi, lucide, di un verde Bellissime, tra intenso, l'altro. e durante il periodo primaverile presenta una bella fioritura che parte proprio qui centralmente, e composta da questi scapi fiorali che portano appunto fiori di un rosa abbastanza intenso. Stiamo parlando di una perenne? Di una perenne, esatto, che ha anche una discreta rusticità nei nostri climi freddi, nel senso che può essere tenuta all'esterno se la temperatura non scende al di sotto dei 4-5 gradi al massimo. Quindi Ovviamente la pianta dal centro perderà Italia in giù assolutamente sicuramente fuori, è sì. fuori. Invece chi vive al Chi vive nord. al nord, una protezione esterna è sufficiente, però è sempre meglio tenerla all'esterno se la temperatura ovviamente non va a meno 10. Ah, in quel caso ovviamente la protezione è consigliata, è quasi Quindi obbligatoria. un tessuto, non tessuto, una Sì. pacciamatura, no. Bravissimo, sì, pacciamatura su un Ok. tessuto, se coltivata in vaso viene messa in una posizione più riparata, a ridosso della casa, una posizione dove non c'è vento freddo, dove comunque ci sia un riparo, è necessario. Ovviamente il fogliame verrà perso completamente, rimarrà un piccolo cuore centrale vivo della pianta che poi riprenderà a rivegetare durante il periodo primaverile. Mi Non ama. dicevi addirittura che, scusa se ti Sì, interrompo, mi sì, sì, sì. dicevi addirittura che si riproduce molto facilmente Sì, questa pianta. molto E vi facilmente. facciamo anche vedere qualcosa di spettacolare. Guardate cosa succede. A noi hobbisti non capiterà mai una roba del genere, ma guardate cosa succede. A chi ha già tante piante, cosa succede? Si dice proprio il detto che piove sul bagnato, no? Eccolo qua. Guardate Esattamente. cosa c'è per terra. Lui nasce praticamente da solo, perdendo appunto dopo la fioritura, producendo una quantità notevole di frutti contenente questi semi che cadono da soli sotto questi E voi bancali. non avete fatto nulla? Assolutamente nulla, qui c'è del terreno sotto ricoperto da ghiaia, quindi un terreno ben drenato che però ogni tanto viene tenuto umido quando bagniamo ovviamente le piante posizionate sul bancale, e quindi nella parte diciamo limitrofa a questo camminamento nascono spesso e volentieri Voi questi geranium da soli raccogliete, che raccogliamo quando ma sono un che attimino più piccoli e fortuna! poi trapiantiamo, e poi ovviamente li seminiamo anche noi, però diciamo che un buon numero di piantine cresce da Ma solo. praticamente allora noi se raccogliamo, appunto, vogliamo riprodurre, si dice Certo, così, no? Moltiplicare il nostro geranium palmatum, possiamo raccogliere appunto dai frutti, dei semi e esatto, e poi andare a seminare. sparpagliarli nella terra. Questo è il fatto che comunque cresca in questa posizione, ci fa capire che non è una pianta che ama il sole dalla mattina alla sera, Quindi all'ombra anzi, è nata. posizione un po' più ombreggiata, fresca, leggermente umida, è la situazione ideale per la sua crescita. Cosa possiamo dire? Un'ultima cosa, una curiosità, un qualcosa? Una curiosità rispetto a delle altre specie conosciute come il Geranium maderense, che appartiene sempre allo stesso genere, è una varietà invece, è una specie che non muore dopo la fioritura, ma tutti gli anni ripropone una fioritura sempre più abbondante, diventando una pianta sempre più interessante, perché mettendo a nudo questo fusto, molto bello e ramificato, è esteticamente molto gradevole anche senza fiori. Bene, allora Alessandro, Roberta, i gerani che crescono rigogliosi qui sotto ai bancali del Peccato Vegetale vi salutano, vi chiedono sempre di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e condividete nei social. Ciao e alla prossima!